Buonasera, benvenuti a questa edizione del Flash del sabato di Occhio alla Notizia che si apre con la cronaca. 20 ragazzine minorenni sono state sorprese dalla polizia a bere vodka e amari in tre bar di Fano, nonostante le leggi vietino di vendere alcolici ai minori. Gli agenti hanno avvertito i genitori e i tre baristi hanno ricevuto una diffida dal questore, oltre a dover pagare una sanzione di 2.000 euro. Uno è stato denunciato perché le baby clienti avevano addirittura meno di 16 anni. Tre sono i bar coinvolti, abbiamo identificato numerosissimi minorenni che avevano o bevuto o stavano proprio bevendo, avevano appena acquistato superalcolici, quindi sono stati sanzionati tutti i gestori, sono stati tutti diffidati. Sono tutte ragazzine quelle che sono state identificate e sorprese proprio all'atto di acquistare o di assumere superalcolici, dai 14 ai 17 anni. In alcuni casi sono scattate delle denunce penali a carico degli esercenti, sono stati diffidati, sono stati presi provvedimenti anche di chiusura anticipata dei locali alle ore 24. E sono stati multati con delle sanzioni amministrative che superano anche i 2.000 euro nel complesso, insomma, dei tre bar. Sempre la polizia di Fano ha arrestato un trentenne pugliese per spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli hanno interessato in particolare la stazione dei treni. Abbiamo attenzionato le zone sensibili della città, tra cui appunto una della stazione per lo spaccio di eroina soprattutto. Abbiamo visto anche qui dei giovani, giovanissimi, che si recavano in stazione per acquistare questa droga veramente molto, molto pesante. E qui abbiamo espulso un tunisino che si era già reso responsabile di numerosi reati proprio inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Lo abbiamo accompagnato quindi con un'espulsione al centro di identificazione ed espulsione di Caltanissetta in Sicilia. Abbiamo poi arrestato un pugliese proprio all'ex chiostro delle Benedettine nei pressi di Piazza Miani al centro storico di Fano, luogo frequentatissimo da giovani giovanissimi, molti dei quali appunto sono stati controllati, molti dei quali sono stati trovati in possesso di piccole dosi di sostanze stupefacenti, mentre invece questo spacciatore nella giornata proprio di ieri è stato arrestato e sorpreso con 25 dosi di hashish pronte allo spaccio, pronte ad essere proprio cedute in un giovanissimi che aveva intorno a sé, quindi sono stati tutti controllati, questo è stato arrestato e quindi nelle camere di sicurezza per il processo per direttissima per l'indomani, mentre invece gli altri sono stati che è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti è stato segnalato in qualità di assuntore alla locale prefettura. La polizia ha rintracciato e denunciato per fuga e omissione di soccorso l'automobilista alla guida della BMW X3 che il 29 novembre scorso ha provocato un incidente stradale a Canneto di Pergola, scappando poi senza fermarsi e prestare aiuto ai due ragazzi di 23 e 26 anni rimasti feriti. L'auto sulla quale viaggiavano era stata urtata con tale violenza che si era capottata. Il conducente della BMW rischia adesso da 1 a 3 anni di reclusione. Il cadavere semicarbonizzato di una donna di 47 anni o di origini ungheresi è stato rinvenuto ieri notte a Tavoleto lungo un tratto di strada provinciale chiuso al traffico per una frana. Secondo i carabinieri si tratterebbe di un suicidio. La donna, sposata con un italiano, madre di una ragazza e attualmente disoccupata, avrebbe ingerito dei barbiturici e poi si sarebbe data fuoco. La sua auto, una Clio, è stata trovata parcheggiata a poca distanza dal cadavere. I carabinieri hanno trovato alcuni farmaci e altre tracce che fanno propendere per l'ipotesi di un gesto volontario. Questa mattina il sindaco di Fano Massimo Seri con il presidente della Proloco Etienne Lucarelli e l'architetto Stefano Seri hanno omaggiato il vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola di una coppia dell'albero che domani verrà acceso in piazza 20 settembre. Nel pomeriggio si sono svolti gli ultimi preparativi per la cerimonia di inaugurazione dell'albero di Natale in programma alle ore 18. L'albero in legno progettato e realizzato dalla coppia del signore Seri è stato ultimato con l'installazione delle luci e della grande stella. Molti i curiosi che anche oggi si sono avvicinati al grande albero per una foto o un selfie. Soddisfatti gli organizzatori della Proloco che in pochi giorni hanno visto andare a ruba i mini alberelli realizzati per l'occasione. Sulla scaletta relativa all'inaugurazione invece vige il massimo riserbo. Si sa soltanto che luce e musica si fonderanno insieme e faranno da cornice ad un appuntamento che si preannuncia da tutto esaurito. A presentare l'evento che apre ufficialmente il periodo natalizio fanese saranno due volti di Fano TV, Simona Zonghetti per il pubblico che sarà presente in piazza e Lino Balestra invece per quelli che vorranno seguirlo in diretta da casa sul canale 17 oppure su internet o smartphone.
A Pergola, da domenica 6 fino a martedì 8 dicembre, si svolgerà la festa del cioccolato, del viciolato e della pasticceria natalizia, con mercatini, tradizioni e artisti. Un appuntamento per scoprire le tante idee regalo e i prodotti tipici del territorio, tutto nella splendida cornice del centro storico pergolese, dalle 10 alle 21. E con questo appuntamento chiudiamo qui questa edizione flash del nostro telegiornale. Grazie per la vostra cortese attenzione e a voi tutti l'augurio di una buona domenica.